Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ieri sera siamo andati a mangiare in un ristorante di un nostro carissimo amico e grandissimo chef e ci ha fatto mangiare delle polpette. Ora io le polpette le faccio di solito a casa così come tutti quanti, no? Però erano talmente buone, ma talmente buone Garantisco io. che lui se le ha mangiate tutte e le ho solo assaggiate, che voglio provare a rifare la sua ricetta perché veramente meritano. Ovviamente non mi ha detto i suoi segreti, quindi è intuito, vado e provo. Allora, immediatamente vi dico gli ingredienti: 8 etti di macinato, e noi siamo tanti ragazzi, quindi. Poi 80 g di parmigiano reggiano grattugiato, 3 fette di pan carré, una cipolla, un cuore di sedano, mi veniva una costa, ma non è. Una carota, un uovo, sale, pepe, basilico, olio buono, mi raccomando. Ragazzi, mi raccomando, l'olio è veramente buono. Noi abbiamo questo che è formidabile. Vi lascio in info box tutte le informazioni per riceverlo a casa a prezzi veramente concorrenziali. Passata di datterini, se è possibile, perché è più dolce, va bene? Se no, una passata qualsiasi, insomma, che sia piuttosto buona. Allora, immediatamente cosa faccio? Vado a preparare il composto per fare le polpette. Quindi metto il parmigiano, metto l'uovo, ecco qui, il sale, un bel pizzicotto, il pepe. Non tantissimo, giusto una spolverata, e vado a bagnare il pane. Ho messo tutti gli ingredienti, a questo punto vado a mescolarli per bene e una volta raggiunta la giusta consistenza, cioè amalgamato bene tutti gli ingredienti, li copro con pellicola e vado a mettere su il sugo. Allora, abbiamo decorticato la carota, lavato il sedano ben bene e anche le foglie di basilico. Ora sto facendo la cipolla a dadini piccolissimi, che andremo a mettere tutte queste verdure, ortaggi, chiamateli come volete, odori, nella padella, va bene? E con ovviamente abbondante olio e facciamo un bel soffritto. Abbiamo messo un bel po' di olio e tutte le nostre verdure, odori, chiamateli come volete. Ovviamente sedano, carota e sedano e carota, basta. Li andremo a togliere prima di mettere le polpette. A questo punto che cosa facciamo? Facciamo dorare bene la cipolla, mescolando bene, e poi andiamo ad aggiungere il pomodoro. Una volta che la cipolla è abbastanza dorata, vado a mettere una tazzina di acqua. Copro con il coperchio e faccio rosolare così ad ammalvire un pochino a fiamma bassa per 6-7 minuti. Ora che si è ammalvita per bene, andiamo a mettere la nostra passata e la facciamo andare avanti, se è necessario aggiungendo un pochino di acqua, coperta con coperchio a fiamma bassa per almeno 30 minuti. Intanto che la nostra passata, il nostro sughetto è lì che si cuoce per bene, andiamo a fare le polpette che nel frattempo si sono riposate. La grandezza giusta di una polpetta è quella di una noce molto grande, ecco. Ecco qua, ok? Sarà all'incirca mezzo dito di diametro. Le polpette sono pronte e adesso le andiamo a soffriggere. Allora, padella, olio, non tantissimo, devono soffriggere, non devono bollire nell'olio, insomma, ok? E adesso andiamo a mettere le nostre polpettine. Non le fate più grandi di così, se le volete fare più piccole, ok, ma più grandi di così, no, non ve lo consiglio.
passati 30 minuti andiamo a togliere le verdure grandi, ok? Quindi la carota e tutte le coste di sedano. A questo punto mettiamo le polpette direttamente nel sugo. Le facciamo cuocere per almeno altri 20 minuti con coperchio a fiamma bassissima. Eccole, sono pronte. A questo punto gli tocca l'assaggio. Per forza. Soffri? Voglio vedere se sono le stesse. La taglia a metà, Dello chef Paco. Speriamo. Un bel po' di sugo. L'odore è quello. Dice di sì. Ha detto di sì. Ragazzi, sono buonissime. Il vero segreto sono gli ingredienti, perché con carne buona, olio e verdure buone, i pranzi e le ricette sono veramente un'altra cosa. È vero. Ricordatelo. Ciao a tutti. Ciao.